Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, fratelli e sorelle, stasera è un bel momento. La celebrazione eucaristica è l'apice della vita cristiana. E noi stasera in particolar modo, così abbiamo avuto questa intuizione, così la dobbiamo chiamare, dello Spirito Santo, di celebrare una santa messa per tutti, in suffragio di tutti i defunti che si sono, di tutte le persone che si sono interessate per la festa, in tutte le sue forme, per il carro, per chi porta il carro, per chi portava i buoi, chi sistemava le lampade, tutti coloro che si sono interessati della festa di Casandrino, questa celebrazione è per loro, per la loro anima. E guardate che il più grande atto di carità, dice la Chiesa, è offrire l'Eucaristia in grazia di Dio per una persona che si vuole bene, e noi penso che voi volete bene a queste persone, non soltanto parenti ma amici, tante persone che ci sono state in passato. E allora noi ringraziamo il Signore per questa intuizione, ringraziamo la Madonna per questo momento così bello in suo onore, e gli presentiamo tutte le persone a noi care che hanno svolto un compito per rendere così bella la festa di Casandrino in tutte le sue parti. Prima di fare questo, chiediamo perdono dei nostri peccati. Chiniamo il capo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Voi stessi, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma dopo avere sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno, ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così noi lo comunichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzione di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli, così affezionati a voi. Avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Parola di Dio. Ripetiamo insieme.
Signore, tu mi scruti e mi conosci. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Alleluia. Dello Spirito Santo. Amen. La parola di Dio è viva e efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta e sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima all'interno del bicchiere, perché anche all'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Davanti agli occhi della mente si è formata questa immagine per quanto riguarda questa celebrazione di stasera, no? Tenete presente, a volte, quando c'è una sorgente d'acqua che esce e incomincia, diciamo, se c'è un po' di inclinazione, incomincia ad andare. Piano piano è possibile che incontrerà altre piccole sorgenti e si allargherà sempre di più. Scende e si allarga sempre di più, finché non avremo un qualcosa di bello, no? Un fiume, non lo so, pieno di vita. Bene, la tradizione è questa. La tradizione è questa. Si parte da un principio, il principio noi lo sappiamo, è la Madonna, è il santuario, dove veramente i cristiani, in questo caso i cristiani di Casandrino, nelle epoche passate hanno attinto da questa sorgente, hanno bevuto da questa sorgente e si dissetavano. Come fare per ringraziare questa sorgente, che è la Madonna in questo caso? Ecco, come fare per mostrare l'affetto, l'affetto verso questa sorgente che è la Madonna? Ecco, mettere il proprio cuore, mettere a disposizione la propria persona per rendere, attenzione bene, questa sorgente sempre più accessibile agli altri. E allora, che significa questo? Significa che tutte le persone che ci sono state, che si sono occupate di questa sorgente, cioè della festa della Madonna, hanno contribuito a far sì che questa sorgente veramente riempisse sempre meglio e sempre in modo più bello i fedeli. Come si sta facendo oggi, come lo fate voi oggi, come si spera fra 100 anni, no, i posteri. E questa è una cosa bella. E chi è che fa questo e lo fa con devozione? Chi ama? E allora qui penso che ci accomuna qualcosa a tutti,
L'amore per la sorgente, attenzione, la sorgente è Dio. Però quella sorgente parte da questa sorgente almeno quando Cristo si è incarnato. E allora ci accomuna l'amore, ha accomunato anche chi, i nostri parenti, i nostri amici del passato, l'amore per la Madonna. Allora un'altra domanda, chi ama la Madonna è devoto. Che cosa significa la parola devoto? Io sono un devoto della Madonna di Casandrino. Significa una sola cosa, fratelli e sorelle mie. Sono una che vuole, perché la parola devozione significa questo, imitare la sorgente, imitare le virtù, imitare quello che è Maria. Perché Maria che cosa è stata? Sorgente, madre, amica, sorella, confidente, protettrice, ausiliatrice. La Madonna è stata tutto. E allora io, per amore suo, sarò suo devoto. Cioè la imiterò. E per amore suo farò sì che renderò sempre più bello o più bella questa festa che io, voi sentiamo internamente. Attenzione, vedete, qualcuno scioccamente dice sempre, ma la festa, non la festa di Casandrino, le feste in generale, dei santi e della Madonna e di Gesù, cristiani, altre feste non ci interessano. Cristiani, dice, ma la festa è esterna, ma perché? No, noi manifestiamo un qualcosa di interiore. Se il mio cuore gioisce perché un amico che io voglio bene si sposa e mi invita, io non è che posso andare con il vestito di tutti i giorni. Io per onorare lui, perché lo voglio bene, io mi metterò il vestito più elegante, il vestito della festa. E allora la festa è un qualcosa che esprime quello che non si vede agli occhi umani, ma vede Dio e vede la Madonna. La festa che ho nel cuore per questa mamma dolcissima, la quale noi ci rivolgiamo nei momenti di afflizioni, nei momenti di gioia, ci rivolgiamo quando veramente abbiamo bisogno, la supplichiamo quando veramente, come un bambino sa che quando chiede un qualcosa alla madre, la madre non gli dirà mai di no. E allora vuole essere un ringraziamento a lei questa Santa Messa, ma anche a tutte le persone che hanno reso possibile questo amore per la Madonna esterno. Perciò adesso voi, i presenti, tutti quanti, che siete figli, amici, parenti di coloro che furono prima di voi, ancora di più dovete allargare questa sorgente, dicendo io debbo lasciare qualcosa per chi verrà dopo di me. Cosa? L'amore per la Madonna, che si deve dimostrare anche esternamente. Nelle preparazioni, nel portare, nel suonare, nell'aggiustare, nei bui. Io non voglio, perché ne siete tanti, non voglio perdermi qualcuno per strada. Il giunco, il qua. Tutti coloro che hanno dato anche una. I cenacoli, attenzione, i cenacoli di preghiera, chi prega, tutti coloro che hanno manifestato un atto d'amore nei confronti della Madonna mettendo la propria persona a disposizione e rendere questa festa ogni anno più bella, bene, è cosa gradita a Dio. E allora noi vogliamo ringraziare per coloro che sono stati prima di noi, li vogliamo presentare a Dio, nostro padre, nostra madre, i nostri fratelli, i nostri amici, nostro zio, nostro nonno, i nostri bisnonni, tutte le persone che hanno contribuito a dire debbo lasciare qualcosa di bello. E allora mi viene da dare un monito adesso. Sono il pastore in questo momento, poche pazienze per voi, ma sono il pastore in questo momento. Bene, noi dobbiamo far parlare le persone degli altri paesi come debbono dire io quando sono andato alla festa di Casandrino ho gioito di tutto. Della parte spirituale, perché ho visto gente che prega mentre fanno le cose, hanno devozione.
e ho visto anche una partecipazione bella, allegra, spensierata di tutti coloro che collaborano. Come ci siamo detti qualche volta anche così, sicuramente può capitare qualche cosa che non va. Dopo, quando noi vediamo che questa cascata, questa sorgente bellissima ha bisogno di argini, ha bisogno, non so, di essere, no, avere una direzione, noi guardiamo, vediamo, proprio perché amiamo, bene, diciamo, facciamo corpo, l'anno prossimo sarà meglio, e fra 2 anni ancora meglio, e fra 10, e fra 20. Facendo così, davvero, noi renderemo sempre di più. Qualcuno disse, una festa, queste feste sono pagate? No, queste feste veramente dicono l'amore che ha nel cuore. Casandrino è una città mariana e anche eucaristica, devo dire la verità. E allora poniamo tutto, i nostri parenti, i nostri amici, la nostra vita, nelle mani della Madonna di Casandrino. In un certo modo voi rappresentate la storia. E vuole sì che il futuro si ricorda anche di questa storia, 2015 e poi che verrà, in modo ancora migliore degli anni passati. Per dire, ma nel 1936 è stato bello, ma nel 2015, mamma mia, che bello. E nel 2020 ancora meglio. Va bene, sia lodato Gesù Cristo. Padre della luce, tutto è dono tuo, cielo, terra, uomo, gioia e ogni dolore. Io non ho niente da portarti, o mio Signore, quello che sono te lo offro con amore. Cristo mio fratello, tutto per te nasce, tutto per te vive, muore poi risorge. Io non dove vuoi, io sarò creato in una terra nuova. Io non ho niente da portarti, o mio Signore, quello che sono te lo offro con amore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome del Signore possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per il nostro Signore Gesù Cristo. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo sei, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli.
cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei casandrinesi che hanno collaborato ai solenni festeggiamenti e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la
onore, la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Con il tuo spirito. Pace. Pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Resta con noi, Signore, alla sera. Resta con noi, avremo la pace. Resta con noi, non ci lascia. La morte mai conoscerà.
Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della Tua misericordia e perché possiamo conformarci in tutto alla Tua volontà, rendici forti e generosi nel Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Che dite, l'anno prossimo pure facciamo la Santa Messa per i defunti? E allora, ecco, se questo lo mettiamo nel programma, è stata una cosa che è stata pensata dopo, e la metteremo nel programma, la renderemo anche più pubblica, perché sono convinto, perché in un primo momento era soltanto, tra virgolette, per coloro che... Ma è bello anche se tutto Casandrino partecipa, perché... Poi, una cosa molto bella, che nemmeno c'è in programma, un'intuizione che è venuta dopo, mercoledì 2 settembre faremo un grande rosario qui in piazza. La Madonna uscirà di nuovo col carro, uscirà un po' fuori la statua, che tutti la possono vedere, e faremo un grande rosario. E anche questo, se veramente così, lo possiamo mettere come tradizione, come questa sorgente che si allarga sempre di più. E poi, questo è importante, lo so che sarà più difficile, ma credo che sia una bella cosa. Noi ogni primo venerdì del mese, al di là di questo che c'è la festa, ma partendo dal primo venerdì di ottobre, noi facciamo il rosario. Era soltanto per i maschietti, no? E sono venuti in tanti, si riempivano così. Però abbiamo detto, perché no, aperto a tutti, però in particolar modo è per i maschietti e in particolar modo coloro che si occupano della Madonna. E allora è un invito. Ogni primo venerdì del mese alle 8 di sera c'è il rosario, poi vedremo qualche altra cosa, vedremo anche di fare una sorta di pellegrinaggio così nell'arco dell'anno, però vi devo vedere anche partecipi. E allora penso che sia una bella cosa. Qualcuno ha detto, e io confermo, si sente, si respira l'aria della preghiera e della festa in questi giorni, ed è vero, ma ancora di più, ancora di più. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a tutti e buona e santa serata. Alla Madonna di Casandrino. Salve, o Regina. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madonna di Casandrino.